Nel 1977 uscivano i Weather Report con grandissima formazione fusion americana, con l'album Heavy Weather, nel quale si contengono delle tracce veramente molto molto belle, come per esempio Teen Town e la bellissima Birdland, che poi è diventata famosa per un famosissimo spot televisivo. Ora, con una base abbastanza tetra, se vogliamo, che dovrebbe essere simpatica ma al contempo tetra, che è questa qui, noi presentiamo gli ospiti a Radio Popolare in compagnia di Blackjack fino alle 4:30, in questo speciale un po' particolare di questa domenica, dedicata ad un personaggio della cosiddetta non arte, ovvero un personaggio dei fumetti. Per parlarne, per meglio riuscire a comprendere chi sia questo personaggio, noi ne parliamo con il presidente dell'Associazione Culturale Bergomics, ovvero Leonardo. Ciao e benvenuto. Ciao Jack, grazie a te. Ora, ad accompagnare Leonardo in questa sua avventura radiofonica, Radio Popolare, microfoni di Radio Pop, abbiamo Dede. Ciao Dede, benvenuto. Ciao Jay. Ora, con Dede, infatti, già mi ha salutato neanche come ciao Jack, ma come ciao Jay. E effettivamente già questa cosa potrebbe aiutarvi, insomma, a districarvi un po' nel personaggio di questa sera, di questo pomeriggio. Leonardo, di chi parliamo in modo particolare questa sera, di questo pomeriggio? Beh, direi di lasciare un attimino ancora sulle spine i nostri ascoltatori, ma posso solamente già anticipare che si tratta di un personaggio della cosiddetta casa editrice DC Comics. Jack? Jack? Sei ancora con noi? Jack? Jack è morto, amico caro. Puoi chiamarmi Joker. E come vedi, sono più euforico. Nel 1989 credo che molti l'abbiano riconosciuta, questa era Party Man di Prince, dalla colonna sonora del primo di due episodi diretti da Tim Burton del grandissimo film Batman, il personaggio storico della DC Comics che insieme a Superman credo che faccia da lead, come si dice, no, di questa testata editrice, di questa casa editrice, di questa testata fumettistica molto molto famosa. Leonardo, cerchiamo quindi, visto che abbiamo capito adesso che fa parte dell'universo di Batman e chi avesse riconosciuto questo piccolo e simpatico siparietto di Dede dedicato proprio al film di Batman, cerchiamo di capire chi è il personaggio di cui parliamo questo pomeriggio. Chi è Arlene Quinzel? Arlene Quinzel è un personaggio molto particolare, in quanto non nasce inizialmente come personaggio del mondo dei fumetti, nasce come personaggio dei cartoon e nasce come spalla e fu subito dopo come amante di Joker, che è il più noto supercriminale della DC Comics, il pagliaccio con i capelli verdi che sicuramente i nostri ascoltatori conosceranno molto bene. Forse anche chi non mastica di nona arte, magari chi non legge i fumetti, sicuramente il personaggio del Joker, forse anche grazie alla grande interpretazione che fu del mitico Jack Nicholson, insomma. O no? Sì, sicuramente, ma ancora prima grazie al telefilm di Adam West, esatto, dove Adam West faceva Batman. Insomma, il Joker è comunque all'interno dell'immaginario collettivo come cattivo, badass, come chiamano gli americani in questo caso. E, diciamo, Harley Quinzel, tornando a bomba, è quella che diventa subito dopo l'amante del Joker e inizia come psicologa all'interno dell'Arkham Asylum, che è l'istituto di detenzione dei supercriminali di Gotham City, e viene subito affascinata dalla figura del Joker, tant'è che nel giro di pochissimo tempo ne diventa addirittura succube. E il Joker la trasforma completamente in questo pagliaccio ballerino, divertente, scanzonato, che è insomma Harley Quinn. Esatto, quello che mi piacerebbe dire, Leonardo, mi piacerebbe anche con te Dede, mi piacerebbe creare questa specie di piccola chiacchierata di un minutino e cercare di approfondire il famoso discorso del, di solito è la psicologa che con i suoi discorsi magari cerca di mettere un po' in soggezione, se vogliamo, le persone, ha un'arma molto molto potente
fra le mani la sua voce e le sue conoscenze che mette a disposizione di un paziente. Lei invece è una persona, è una psicologa, ma allo stesso tempo è molto molto succube. Secondo te che idea ha avuto la persona che lo ha inventato, che poi lo andremo a scoprire più avanti nel corso di questi nostri 40 minuti insieme, secondo te cosa gli è passato per la testa a questa persona nel creare un personaggio così strano, così particolare? Beh, con una figura carismatica come il Joker sicuramente ha pensato a tre parole: sindrome di Stoccolma. Giusto. Spieghiamo agli ascoltatori che cos'è la sindrome di Stoccolma. Per gli ascoltatori che non lo sanno, la sindrome di Stoccolma si riferisce ai casi di rapimento quando la persona rapita, indipendentemente dal sesso maschio o femmina, in parte si identifica col rapitore o addirittura ne viene talmente affascinata da simpatizzare, empatizzare addirittura per lui, e più delle volte si tratta anche di casi di innamoramento. Adesso che abbiamo introdotto bene o male il personaggio di Harleen Quinzel, noi andiamo avanti giustamente anche con la musica, cerchiamo di intervallare e approfittiamo anche per presentare questo episodio, che è un episodio molto molto bello, che è capitato, se non mi sbaglio, cos'era, ieri o l'altro ieri, quando negli Stati Uniti hanno reso finalmente legale le nozze omosessuali, l'altro ieri, giusto? Ed è stato un evento giustamente epocale nella storia non solo americana, ma globale, e quindi diciamo che l'intervento che vogliamo fare adesso è la presentazione di questo brano che si intitola Night and Day, che è potremmo tradurre in italiano come Notte e Dì, che è esattamente una delle novel. Esattamente, una delle storie a fumetti dedicate ad Harleen Quinn, una miniserie, Notte di addirittura, scritta da Carl Kessel e disegnata poi da Terry Dodson, che è meraviglioso, disegni insieme a Pete Woods. E ovviamente la figura, il personaggio che andiamo a presentare non è quello che l'ha composta in origine nel 1932 per la pièce teatrale Gay Divorce, ma... che è Cole Porter, ma andiamo direttamente nel 1957 per ascoltarne forse una delle versioni più celebri, ovvero quella del eccelso Francis Albert Sinatra, il grande Frank. Night and Day, Francis Albert Sinatra, il grande Frank Sinatra. Noi ritorniamo in studio ai microfoni di Radio Popolare in compagnia di Leonardo e di Dede, rappresentanti l'associazione culturale Bergomix. Noi ricordiamo che abbiamo anche Paola che ci sta facendo le foto in questo momento, e abbiamo anche Joe che sta facendo la simpatica presenza, che è qui in nostra compagnia, e noi andiamo avanti finalmente introducendo ragazzi il personaggio dei personaggi. Da Harleen Quinzel nasce Harley Quinn, che sarebbe alla fine Arlecchino, no? Come pronuncia, via. Sì, 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 sarebbe Arlecchino. L'idea è quella comunque di rifarsi la celebre maschera popolare bergamasca di Arlecchino. Solo che pensiamo a questo bellissimo gioco. Stiamo parlando di Harley Quinn, che è ispirata ad Arlecchino. È una maschera bergamasca e io c'ho mica due bergamaschi in studio. Cioè, ragazzi, ma questa è fenomenale. Anzi, tre bergamaschi in studio. Tre e mezzo, perché una è adottata. Esattamente, sì, ma quando si parla di fumetti, solitamente Bergamo è la città del fumetto, quindi esatto. Noi ci siamo e Bergomix è in prima linea. Insomma. Ma europea o mondiale? Universale. Universale. Sì, è universale, c'hai ragione tu. Europea? Bergamo è la città del fumetto per quest'anno in occasione del decennale dell'associazione culturale Bergomix, e l'idea è proprio quella di far vedere come il fumetto è molto importante per la realtà bergamasca e cosa i bergamaschi stanno facendo. E quindi il personaggio di Harley Quinn. E quindi Quinn. Ci ributtiamo a bomba su Harley Quinn, esatto. Perché Arlecchino, Harley Quinn, insomma, sembra quasi una cosa fatta apposta, ma invece non è così. Esatto. Solo che le coincidenze non esistono, come dice qualcuno, perciò mi sa che un motivo c'è. E Harley Quinn è un personaggio veramente affascinante perché, come dicevamo prima, viene talmente affascinata dal Joker da diventare anch'essa un Joker al femminile, più leggero, più divertente. E
Per quanto riguarda le sue origini, ce ne sono diverse. Come ho detto prima, inizia come personaggio dei cartoni animati per la serie Batman. E lì appare come psicologa all'interno dell'Arkham Asylum. La stessa cosa si vede nella miniserie a fumetti Mad Love, scritta sempre da Paul Dini, che è stato tra l'altro uno degli sceneggiatori, anzi lo sceneggiatore di punta della serie animata, e disegnata in questo caso da Bruce Timm, anch'esso disegnatore della serie animata di Batman. Quindi i due creatori hanno ripreso in mano il personaggio, e solo che per i fumetti le cose sono leggermente cambiate. Sì. Tra l'altro, scusami Leo se ti interrompo un secondo, fuori diretta in una chiacchiera divertente con Dede abbiamo citato addirittura Mark Hamill, che è l'attore che in passato interpretò il grandissimo Luke Skywalker in Guerre Stellari. Che cosa c'entra con Batman The Animated Series? Perché Mark Hamill è il doppiatore ufficiale del Joker. È il doppiatore ufficiale del Joker. Chissà chi è il doppiatore di Harley Quinn? Questa cosa almeno non sono andato, non mi sono preparato. Adesso. E se vi dicessi che ce l'ho io? Ce l'hai tu, c'ha gli incartamenti in Leo, non ci posso credere. Chi è? Chi è? Allora, ho fatto i compiti a casa, e addirittura la prima voce originale di Harley Quinn è Arlene Sorkin, che è stata un'attrice sulla quale addirittura Paul Dini si è ispirato per fare la figura di Harley Quinn. Ha visto questa attrice vestita da pagliaccio durante uno spettacolo e ha detto: ma aspetta un attimo, una donna pagliaccio Joker, facciamo Harley Quinn. E lei si chiama Arlene, manco fosse uno scherzo. Si chiama Arlene, e addirittura ha preso lei per fare la doppiatrice ufficiale di Harley Quinn. Poi dopo abbiamo avuto per la serie The Batman Hayden Welch, e per la saga videoludica di cui è appena uscito l'ultimo capitolo Tara Strong come doppiatrice. Però bene o male devo dire che tutte le doppiatrici originali e anche le doppiatrici italiane, una su tutte vorrei citare la grandissima Marcella Silvestri, che ha doppiato la prima storica voce di Harley Quinn, hanno fatto tutto un ottimo lavoro, perché hanno reso davvero appieno la follia del personaggio. E follia si risposa a quello che è il titolo della saga originale, da dove appare, ovvero Mad Love, amore folle. E qui nella saga fumetti la psicologa viene affascinata dalla figura del Joker, ma non è che rimane la fidanzatina come si vede nella serie animata, bensì il Joker fa con lei un lungo tira e molla. Però è l'unico personaggio all'interno di quella che è di quello che è il Gotha del crimine di Gotham City, con la quale ha un ottimo rapporto, con la quale non lo pugnala mai le spalle. Quindi, per riassumere brevemente, 23 anni fa, nel 1992, all'interno di Batman The Animated Series, creata quindi tra gli altri anche da Paul Dini, nasce il personaggio di Harley Quinn e le sue origini, ovvero come lei si lega al Joker all'interno dell'ultimo videogioco che si intitola Arkham Knight, che è edito sulle, credo, più grandi piattaforme, migliori console che ci siano oggi in commercio, e se non mi sbaglio io spero anche su PC, questa cosa non la so, però mi auguro. È che stato sia ritirato l'altro giorno per il mercato dei computer. E tu ce l'hai? No, io non ce l'ho. Ho smesso di giocare più di 10 anni fa ai videogiochi. Se no glielo andavo a rubare. Lo so che io sono abbastanza contro la pirateria, però questa cosa gliela sarei andata a rubare molto volentieri, perché non essendo più in produzione, ragazzi, da qualche parte devo pure andarlo a prendere. Magari su eBay, su qualche piattaforma particolare, magari si trova ancora. Non so. Senz'altro, prezzi esagerati. Come esatto, sì, assolutamente. Perché più che altro, non per altro, ma perché è diventato un pezzo da collezione ormai, avendolo ritirato. E all'interno di questo videogioco compare quello che dovrebbe essere l'incipit, l'inizio dell'innamoramento, se vogliamo, tra Harley Quinn e il Joker. Joker viene ferito in modo particolare in una situazione, probabilmente dal Cavaliere Oscuro, da Batman, e mentre lui è in terra ferito, la dottoressa Arlene Quinzel si avvicina e iniziano a fare un'amicizia, insomma, un po' particolare. Lei si preoccupa moltissimo per il signor J, e alla fine il Joker le rivolge la parola, le dice: ma tu sei molto carina, avrai tanti amici. E lei dice: no, io purtroppo di amici non ne ho. Il Joker la guarda e dice: adesso, da adesso, tu ne hai uno. Ora,
Adesso abbiamo ascoltato Some of My Best Jokes Are Friends del 1985 dall'album omonimo di George Clinton, grandissimo musicista componente dei Parliament Funkadelic, e noi andiamo avanti in compagnia di Blackjack a Radio Popolare con Leo ed Ede dell'Associazione Culturale Bergomix a parlare del personaggio di Harleen Quinzel, ovvero la grandissima e non particolarmente comica Harley Quinn. Noi ricordiamo, vi faccio questa piccolissima parentesi, che nell'ambito delle psicopatologie, come si dice, nell'ambito delle malattie mentali, diciamo dei disturbi mentali, ne esiste un disturbo particolare chiamato coulrofobia. La coulrofobia è questa fobia, questa paura che ha creato nel tempo i personaggi come Joker, i personaggi come It di Stephen King e tanti altri. Un palloncino? Esatto, esatto Leo, precisamente quello che è la paura dei clown. Infatti anche in altri ambiti, soprattutto in quello alimentare, non dobbiamo dire in quale ambito particolare, ma soprattutto in quello alimentare, certi personaggi hanno fatto venire molta molta paura alle persone, e questa cosa ha preoccupato tante persone, soprattutto negli Stati Uniti d'America. Quindi andiamo avanti dopo questa piccola parentesi e proseguiamo con Leo. Oltre all'ambito della televisione, all'ambito animato, esistono altri ambiti in cui troviamo il personaggio di Harley Quinn? Sì, lo troviamo sia sul piccolo che sul grande schermo. Harley Quinn, per quanto riguarda il piccolo schermo, ha fatto un cameo, un'apparizione all'interno di una delle puntate del serial Birds of Prey, di cui purtroppo ce n'è stata solamente una stagione televisiva, e poi recentemente, l'anno scorso, all'interno del serial Arrow, dedicato all'eroe di Sunny City Freccia Verde, ha fatto una piccola apparizione rinchiusa all'interno di una delle celle dell'Argus di Amanda Waller. Sarebbe dovuto poi apparire in seguito anche come uno dei membri, non dico regolari, del Siria, ma comunque con apparizioni sempre più frequenti, ma purtroppo per vari motivi legati a quello che vi sto per andare a dire, è scomparsa. Vale a dire, Harley Quinn dalla serie TV adesso apparirà finalmente in un film, il film della Suicide Squad, la squadra suicida. Nonostante il titolo, in realtà si chiama Squadra Suicida perché riguarda alcuni supercriminali della DC Comics controllati da Amanda Waller, e suicida perché se non fanno quello che il governo dice, Amanda li fa saltare in aria uno per uno. E Harley Quinn apparirà all'interno del film insieme a Mr. J, a Joker. E proprio per questo motivo, tra l'altro, apro e chiuso velocemente una parentesi, dalle prime foto che sono arrivate, l'attrice Margot Robbie ha fatto un ottimo lavoro per quanto riguarda il personaggio di Harley Quinn. A quanto pare, proprio per il motivo che apparirà questo personaggio all'interno di un film, non può più apparire all'interno delle serie TV. Su internet c'è un grosso dibattito al momento tra i fans, ma è sempre così, insomma, all'interno di quello che magari i radioascoltatori non sanno, ma il mondo nerd è sempre fatto di discussioni su internet. Per quanto riguarda i propri personaggi, nel 2012 la cantante Natalie Press, dell'ambito ovviamente indie e indie rock, ha creato il suo secondo lavoro in studio, intitolato come il suo nome, l'album omonimo Natalie Press, dal quale vi facciamo ascoltare, l'abbiamo scelta apposta, il brano Birds of Prey. Natalie Press, Birds of Prey. Noi ritorniamo sempre a Radio Popolare in compagnia di Blackjack, in compagnia di Leo ed Ede dell'Associazione Culturale Bergomix, per parlare del personaggio di Harley Quinn dell'universo DC, che ormai abbiamo imparato essere una delle figure forse più enigmatiche che conosciamo all'interno di questo bellissimo universo e dell'universo legato al Cavaliere Oscuro, quindi a Batman. Ovviamente stiamo parlando di fumetti, ed è proprio per questo che noi entriamo con Amore Folle, Benvenuti alla Festa, Notte di Il Manicomio del Joker volume 2 e la nuova testata a lei dedicata, Suicide Squad Harley Quinn. Cerchiamo di presentare quello che la RV Lion, che è quella che comunque produce e distribuisce per l'Italia la DC Comics e i lavori del Cavaliere Oscuro, in quanti lavori dell'ambito del fumetto, quindi della nona arte, del cartaceo, troviamo
Harley Quinn? Beh, innanzitutto vorrei fare un saluto a Lorenzo Corti, editor per RV Lion Comics, per la linea soprattutto della DC Comics, che ci sta ascoltando in questo momento. Il personaggio di Harley Quinn si trova principalmente all'interno di quello che è il mondo delle edicole e delle fumetterie, nel suo mensile Suicide Squad Harley Quinn, dove non solo la troviamo in quello che è il suo mensile vero e proprio Harley Quinn, tra l'altro sceneggiato da una grandissima Amanda Conner, ma anche all'interno dell'altra serie che è Suicide Squad, Squadra Suicida, dove è uno degli elementi importanti insieme a Deadshot, insieme ad Amanda Waller, la figlia del Joker e tanti altri personaggi, tra cui anche Joker stesso, come se fosse una strizzatina d'occhio alla film che verrà. Subito dopo ci sono tutta una serie di volumi che tranquillamente si trovano nei negozi di fumetti o ancor più nelle librerie oggigiorno di varia, o si possono tranquillamente ordinare presso i siti internet delle case editrici e dei distributori, come la ristampa di cui parlavamo prima di Notte di Batman Harley Quinn, dove tra l'altro viene accennato al rapporto tra Harley e anche Pam, chi è? È Poison Ivy, un'altra grande super criminale dell'universo batmaniano. Questo è molto importante, visto che ne avevamo parlato fuori diretta e sarebbe stato bello creare un aggancio in questo momento, visto che si parlava poco fa dell'ufficializzazione dei matrimoni omosessuali negli Stati Uniti d'America, e scopriamo che il personaggio di Harley Quinn non è solamente legato al Joker e non è solamente eterosessuale. Non è solo legato al Joker perché all'interno della Squadra Suicida ha avuto un rapporto forse più fisico che sentimentale con un altro supercriminale, ma per quanto riguarda anche il rapporto non eterosessuale, quindi omosessuale, in realtà Harley Quinn è molto legata al personaggio di Poison Ivy. Finora non si è visto nulla che è andato più al di là del semplice flirt sulle pagine a fumetti, ma in una recente dichiarazione, tra l'altro di una convention che si è svolta questa settimana negli Stati Uniti, è stato riportato che il personaggio è anche bisessuale. Quindi proprio per questo motivo qui è anche molto vicino a questo ambito. Noi andiamo avanti, visto che uno delle novel che Leo ha in mano in questo momento, con le quali insomma ci stiamo districando nel mondo di Harley Quinn, abbiamo addirittura uno dei titoli che è Amore Folle. Noi vi abbiamo voluto proporre niente meno che uno dei titoli francesi più popolari, il musicista, il cantante Léo Ferré, che nel 1970 dall'album Amour Anarchie creava questa bellissima L'amour fou, quindi L'amore folle. Ritorniamo quindi in studio per quello che è l'ultimo intervento di quest'oggi, dedicato alla figura di Harley Quinn e soprattutto anche al sottoscritto. Abbiamo ancora 6 minuti, però l'ultimo brano, insomma, ve lo vogliamo fare ascoltare lo stesso, perché secondo me è un bellissimo, veramente un bellissimo omaggio alla figura di Harley Quinzel, e non solo, anche alla figura, se vogliamo, del Joker. Leo, completiamo un po' il discorso legato al mondo dei fumetti. E al mondo dei fumetti, esattamente. Sì, dimenticavamo prima di citare che il personaggio di Harley Quinn è anche uno dei comprimari della serie mensile di Injustice, sempre legata all'omonima saga videoludica, dove dopo la morte del Joker, come tutti quanti sanno, dato che il videogioco ormai è disponibile da diverso tempo sul mercato, Harley inizia a cambiare atteggiamento e ridiventa una persona, non diciamo normale, ma comunque che sa schierarsi, se vuole, anche dalla parte del bene, e addirittura ha un mezzo flirt con Green Arrow, Freccia Verde. Wow. E sempre Harley, diciamo, la possiamo trovare spesso e volentieri all'interno anche delle varie saghe legate al mondo del Joker. Mi piacerebbe citare un piccolo episodio legato a un crossover di ormai forse un decennio fa, Joker l'ultima risata,
dove Harley Quinn ha fatto una cosa molto carina, ha iniziato a scappare letteralmente da Mr. J, da Joker, perché quando Joker ha scoperto di essere in fin di vita, voleva a tutti i costi un erede da Harley, e le cose si sono ribaltate. Se prima era il Joker che scansava Harley, adesso era Harley a scansare il Joker. Perdonami, piccola parentesi, è molto molto probabile che, piccolo spoiler, che ci sia questa scena, ci sia anche all'interno di Arkham Knight, del videogioco di Arkham Knight. Quasi sicuramente. Esatto. Ragazzi, il nostro tempo è terminato. Prima di ascoltarci dal 1982 il grande tastierista brasiliano Funky Eumir Deodato con Happy Hour, che è quello che ci andremo a fare anche tra poco, appena appoggiati i nostri microfoni, appena salvato tutto, qualche dato riguardo ai prossimi appuntamenti dell'Associazione Culturale Bergomics, mi sembra giusto. Beh, l'Associazione Culturale Bergomics vi aspetta non solo in territorio bergamasco, ma anche altrove. A Bergamo ci troverete al cinema in occasione dell'uscita di Terminator Genesis, Ant-Man, vista, Minions. E questo qui era il nostro Terminator che vi aspetta. E in più ci troverete anche in Riviera Adriatica a Gabice Mare per Fumetti al Mare e tantissime altre occasioni. Seguiteci su bergomics.blogspot.it o sulla pagina Facebook di Associazione Culturale Bergomics. Bergomics da 10 anni, eventi legati al mondo del fumetto di qualità e professionalità. Ma quanto è bravo a fare gli spot! Bravo presidente! E si auto applaudono, bravissimi ragazzi, davvero. Leonardo, Dede, grazie. Prego. Grazie a te, Jerry. Un uomo disumano. Dopo questa, ragazzi, possiamo anche chiudere. Citazione finale. Sì. Com'è che Harley Quinn chiama Mr. J? Pasticcino. Budino. Budino, pasticcino, è vero. Tutte e due ci sono, eh? Esatto. Era una doppia citazione. Ecco, questa è una citazione invece molto molto bella, molto più bella se vogliamo. Eumir Deodato, 1982, Happy Hour, grazie mille da Blackjack per essere stati in nostra compagnia, microfoni di Radio Popolare, per questa oretta molto molto divertente e anche abbastanza istruttiva se siete appassionati di nona arte. Noi ci vi rinnovo l'appuntamento con il sottoscritto, parleremo di blues in questo caso la settimana prossima, domenica prossima, dalle 3:30, dalle 15:30 alle 16:30, in compagnia di un grande personaggio che è Claudio Togni. Poi cercheremo anche di scoprire, se seguite la pagina, il profilo Facebook Jack Urban Nights, capirete sicuramente di chi si tratta. Per quello che mi riguarda, un buon pomeriggio a tutti ed un buon proseguo con la programmazione di Radio Popolare. Ciao a tutti! Ciao!